In questo episodio parleremo di tre cold case vecchi di decenni che sono stati risolti nel 2021 grazie ai progressi nel campo delle tecnologie del riconoscimento del DNA e delle impronte digitali. Il nostro primo caso riguarda l'omicidio di una giovane donna di origini portoghesi, Catherine Janeiro. Domenica sera, 9 ottobre 1994, Catherine, 20 anni, madre single, stava festeggiando con amici in un bar nel centro di Barrie, in Ontario, Canada. Meno di 24 ore dopo, gli amici di Catherine la trovarono morta in un appartamento nel seminterrato al 258 di Dunlip Street West, vicino a Ann Street. La donna era cresciuta nell'area nord di York. Una cittadina vicino a Toronto con i suoi genitori era l'unica figlia di Denora e Fernando Janeiro, due cittadini portoghesi emigrati in Canada. Al momento della morte, Catherine aveva una figlia di 2 anni che era con i suoi genitori la notte del 9 ottobre. All'inizio delle indagini si scoprì che quella notte la ragazza aveva invitato nel suo appartamento alcune persone incontrate in centro. La polizia, nel corso dell'ispezione della scena del crimine, aveva scoperto che il telefono dell'appartamento era stato scollegato dal muro e portato via. Si presumeva che il sospettato o i sospettati se ne fossero sbarazzati perché pensavano che il loro numero fosse memorizzato all'interno. Un mese dopo il telefono fu trovato in un torrente vicino con la memoria intatta, ma gli investigatori non trovarono niente di rilevante all'interno del nastro. Dopo aver iniziato a esaminare la scena del crimine, la polizia raccolse centinaia di prove e mise insieme moltissime dichiarazioni di testimoni. Le prove raccolte furono inviate al Centro di Analisi Forensi di Toronto e a un laboratorio privato. La polizia credeva che la ragazza fosse in qualche modo coinvolta nel traffico di droga e che il movente fosse probabilmente una rapina. Dopo un'indagine durata 5 anni, la polizia aveva ristretto il cerchio a 6 sospettati ritenuti responsabili o comunque in possesso di informazioni importanti. Nell'ottobre del 1999 il caso fu trasferito alla Polizia Provinciale dell'Ontario perché in possesso di una tecnologia non specificata che i loro colleghi di Barrie non avevano. Le indagini però non dettero alcun risultato e nel febbraio del 2012 il caso fu trasferito di nuovo alla polizia di Barrie 2 anni dopo, il 15 ottobre del 2014. Anni dopo quell'omicidio, gli investigatori hanno tenuto una conferenza stampa con la figlia adulta di Catherine, Dawn Nelson, per celebrare il 20° anniversario della morte della madre. Qui la figlia ha raccontato com'è cresciuta senza sua madre, ha detto di aver scoperto della sua morte quando aveva 6 anni e stava facendo zapping tra i canali della TV a casa di sua nonna. Si è imbattuta per caso in un episodio del programma Crime Stoppers che ricostruiva la morte di una giovane donna pugnalata nel suo appartamento. La giovane Dawn ha ricordato di aver provato orrore e tristezza allo stesso tempo per quella donna e per la sua famiglia. Non sapeva però che quello che avrebbe scoperto di lì a poco avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Mentre continuava a guardare il programma incuriosita, infatti è apparsa sullo schermo l'immagine della vittima che teneva in braccio una bambina. In quel momento non realizzò subito, eppure quella foto aveva un che di familiare. Distolse lo sguardo dalla TV per guardarsi intorno e la vide lì, nel soggiorno di casa sua. Quella donna di cui parlava la TV era sua madre. Fino ad oggi non sono mai riuscita a liberarmi dal dolore e dalla confusione che ho provato quella notte, ha detto la ragazza. Il detective Rob Gravel ha dichiarato che stava tenendo d'occhio 2 sospettati e la polizia sperava che i progressi nel campo dell'analisi del DNA avrebbero aiutato a fare chiarezza sulle responsabilità di quell'omicidio. Dei 6 sospettati originali, gli investigatori volevano restringere la ricerca grazie a 2 tracce di DNA trovate sulla scena del crimine nel 1994. 6 anni dopo la polizia ha accusato e arrestato il 58enne Robert Bruce McQueen e il 13 gennaio del 2021 l'uomo è stato identificato come Bruce Ellis. Il cognome usato era in realtà quello di suo patrigno. Ellis aveva vissuto a lungo a Barrie. Un post sul suo account Facebook dimostrava che si era trasferito a Innisfil nel 2021. L'uomo aveva la reputazione di un duro mentre cresceva, come raccontato da un ex residente a Barrie.
Paul Bruce non si è mai diplomato al liceo e faceva dentro e fuori dalla prigione da giovane. La polizia non ha fornito dettagli specifici sul caso a causa delle indagini in corso contro l'uomo, ma è stato confermato che l'arresto di Bruce è stato possibile a causa di una soffiata ricevuta nel 2019 e che l'assassino era già noto agli investigatori. È stato anche confermato che Bruce e Catherine si conoscevano. Questo è il video della conferenza stampa del sergente Kevin Scaly, un detective della sezione omicidi della polizia di Barry, che annuncia l'arresto del 58enne accusato di omicidio per la morte di Catherine Janeiro. Il sergente informa gli ascoltatori che l'uomo dovrebbe comparire in video a breve presso la Corte di Giustizia dell'Ontario, situata a Barry, per essere rinviato a giudizio. Il sergente Scale continua dicendo che l'indagine è iniziata 26 anni fa, dopo la scoperta del corpo senza vita di Catherine nel suo appartamento di Dunlop Street lunedì 10 ottobre 1994. L'autopsia ha stabilito che le cause della morte sono state le numerose coltellate inferte al corpo della donna. Catherine aveva solo 20 anni al momento del suo omicidio. L'arresto è stato reso possibile da nuove informazioni ricevute dalla squadra omicidi circa un anno prima. Come responsabile del caso riconosco che è importante che ogni informazione ricevuta sia attentamente vagliata per essere sicuri di arrestare la persona che stiamo cercando. La figlia di Catherine, Dawn, ha recentemente rilasciato questa dichiarazione. Voglio dire grazie a chi non ha mai perso la speranza nel cercare l'assassino di mia madre. Mi spiace che i miei nonni, Dinora e Fernando, non siano qui per vedere che giustizia è stata fatta. La chiusura del caso di mia madre mi aiuterà ad avere un po' di pace e serenità. Le accuse contro Bruce comunque devono ancora essere provate e per ora il suo processo è in corso e sta comparendo davanti al tribunale tramite videoconferenza. Il nostro secondo caso è stato finalmente risolto dopo 36 anni grazie alla genealogia genetica. Nel 1984 Clarita Gibbs si era trasferita a Fort Myers in Florida da Houston, Texas. Viveva in Mango Street, era originaria di Tampa. Il 26 giugno 1984 la donna, 31 anni, è stata trovata morta con una ferita d'arma da fuoco all'addome all'incrocio di Palm Avenue e Lincoln Boulevard. La polizia aveva risposto a una chiamata che segnalava una sparatoria nella zona. La donna è stata portata in ambulanza all'ospedale più vicino, dove è poi deceduta per le ferite riportate. Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno trovato sulla scena del crimine uno straccio con delle tracce di DNA probabilmente del sospetto, ma allora i test e la profilazione erano ancora nelle fasi iniziali. Quando la polizia ha interrogato i testimoni, ha scoperto che Clarita era una prostituta o conosciuta che era stata vista l'ultima volta entrare in un veicolo bicolore, forse un camioncino, poco prima che si sentisse uno sparo. L'autista aveva poi scaricato il suo corpo al 2831 di Lincoln Boulevard. I testimoni hanno descritto l'autista come un maschio bianco sulla trentina, con i capelli castani o biondo scuro, corporatura magra, alto circa 1,70 m. La polizia allora non è stata in grado di trovare quell'uomo e dopo anni di indagini l'omicidio è diventato un cold case. Poi, dopo quasi 33 anni, il Dipartimento di Polizia di Fort Myers ha aperto il caso nel gennaio del 2017 chiedendo di far analizzare lo straccio al DNA Labs International. È stato creato un profilo DNA completo che è stato confrontato col database nazionale dell'FBI, ma senza risultato. Gli investigatori ci hanno riprovato nel marzo del 2019, appena 2 anni dopo, questa volta inviando il campione di DNA a Parabons Nanolabs, una società specializzata in ricerca genetica e profilazione del DNA. Parabon ha sviluppato un profilo istantaneo dal DNA utilizzando una tecnologia proprietaria. Questo esame ha permesso di trovare una corrispondenza nei database genealogici. Il DNA trovato sulla scena era del 65enne James Glendrinon di Okeechobee, Florida. Man mano che l'indagine procedeva, gli investigatori scoprirono che l'uomo viveva da quelle parti sin dal 1984.
Il 27 luglio del 2020 gli investigatori, dopo aver segretamente ottenuto un campione di DNA rovistando tra i rifiuti di Glendrinnon, lo fecero analizzare e il test ha confermato che il campione corrispondeva a quello trovato sulla scena del crimine nel 1984. A questo punto gli investigatori si sono recati a casa di Glendrinnon a Okeechobee il 13 gennaio del 2021. L'uomo ha ammesso di aver sparato alla donna. In una dichiarazione successiva ha spiegato che all'epoca lui era un meccanico e lavorava in zona mentre la Gibbs era una prostituta. La notte del 26 giugno 1984 l'uomo avrebbe fatto salire a bordo del suo camioncino la donna con l'intenzione di avere un rapporto sessuale con lei. Secondo quanto affermato da Glendrinnon, lei avrebbe invece provato a derubarlo puntandogli contro una pistola. I due avrebbero litigato e nel corso della colluttazione sarebbe partito un colpo che avrebbe colpito la donna accidentalmente. Poi l'uomo ha detto di essere fuggito dalla scena e aver gettato la pistola fuori dal finestrino del camion. 5 giorni dopo aver reso questa confessione, l'uomo è morto a casa sua in circostanze misteriose. Non sono state fornite informazioni sul fatto che il suo decesso sia dovuto a cause naturali o meno. Quello che è certo è che il caso è stato definitivamente chiuso dopo 36 anni. La sorella della vittima, Cynthia, è stata informata della fine delle indagini e ha espresso la sua soddisfazione per la soluzione del caso. Il nostro terzo e ultimo caso riguarda Albert Wolfo. Il 16 luglio 2003 a Columbus, Georgia, l'uomo 45enne aveva lasciato un bar chiamato Coach's Corner con 3 uomini non identificati verso mezzanotte. 34 ore dopo, il 18 luglio, sua madre e un lavoratore della sua azienda di rivestimenti in alluminio hanno trovato il suo corpo nella sua abitazione al 2634 di Habersham Avenue. Woolfolk era sposato con un figlio appena nato, ma sua moglie e suo figlio erano fuori città. L'uomo era padre di altri 3 figli avuti da un precedente matrimonio. I ragazzi però non vivevano con lui. Quando la polizia è intervenuta sul posto ha scoperto che la casa era stata saccheggiata e molti oggetti erano stati sottratti. Non c'erano segni di lotta e l'uomo era stato pugnalato più volte. Gli investigatori credevano che Woolfolk fosse stato ucciso all'interno di casa sua. Alcuni testimoni hanno dichiarato di averlo visto lasciare il bar alla guida di una Jaguar decapottabile argento in direzione casa. L'uomo era ben voluto da tutti, una persona amante del divertimento che andava d'accordo con gli altri. Aveva l'abitudine di invitare le persone a casa sua dopo una serata fuori. Gli investigatori credevano che la rapina fosse un possibile movente e hanno interrogato molti testimoni, ma non sono emersi indizi interessanti. Il caso non ha avuto sviluppi fino a febbraio del 2020, quando il caso è stato affidato al detective Stuart Carter. L'investigatore è riuscito a trovare un testimone che ricordava uno dei 3 uomini che avevano lasciato il bar con Woolfolk quella notte. Il testimone descrisse l'uomo come un forte bevitore che era noto per essere un abituale giocatore di biliardo dal temperamento rissoso. Le persone che lavoravano al bar Coach lo hanno descritto come un giovane tra i 25 e i 28 anni, alto circa 1,70 m con una corporatura media, look curato con taglio di capelli in stile militare. A quanto sembra, la vittima guidava una Jaguar decapottabile color argento e gli altri uomini erano su una berlina marrone quella notte. Il detective Carter ha approfondito l'esame di alcuni reperti durante l'indagine, come una serie di impronte digitali recuperate nel 2003. Gli investigatori hanno scoperto che una TV a grande schermo era scomparsa dalla casa della vittima, mentre il decoder via cavo era sempre sul posto. All'epoca la polizia era stata in grado di rilevare delle impronte digitali dal decoder che però non corrispondevano a quelle di Woolfolk né ad altri suoi familiari. A questo punto il detective Carter ha chiesto a un tecnico esperto in scena del crimine di cercare le impronte digitali nel database dell'FBI e hanno trovato una corrispondenza. Le tracce di DNA corrispondevano al dito medio di un uomo chiamato Alvin Barfield. La sua impronta si trovava nel sistema a causa di un arresto precedente. Il 19 agosto del 2020 il detective Carter e Matt Sittler sono andati sulle tracce di Barfield a Myrtle Beach in Carolina del Sud dove in quel periodo l'uomo viveva.
Ne ha seguito un interrogatorio dove Barfield ha dichiarato di vivere a Columbus, Georgia, all'epoca dei fatti. Lavorava come venditore di mobili, ha negato di aver mai conosciuto Woolfolk. Ma com'era possibile che il DNA di Barfield si trovasse a casa di Woolfolk? Dopo l'interrogatorio dell'uomo, la polizia, non credendo alle sue parole, ha emesso un mandato di arresto il 29 dicembre e lo ha preso in custodia il 21 gennaio del 2021. Barfield era latitante. Quindi Barfield è stato preso in custodia a Myrtle Beach, South Carolina, dalla Task Force dei Marshall degli Stati Uniti che si occupa dei fuggitivi. Barfield è stato in seguito trasportato nella prigione della contea di Muskogee a Columbus, Georgia, il 2 febbraio del 2021 ed è comparso davanti alla corte il 5 febbraio. Si è dichiarato non colpevole. L'avvocato ha sostenuto nell'udienza che il suo assistito non era a rischio di fuga, ma anzi era disponibile a collaborare con gli investigatori. Il giudice ha però negato la possibilità di rilascio su cauzione. La polizia non è riuscita a trovare gli altri due uomini che hanno lasciato il bar con Woolfolk quella notte. Gli investigatori devono ancora identificare una seconda impronta digitale trovata sulla scena del crimine. Il detective Carter, infatti, crede che sia improbabile che un uomo solo abbia potuto sollevare un televisore di quelle dimensioni.